e caccia ai malviventi che hanno tentato di scardinare il bancomat della filiale di Monterosso della Banca Agricola con una ruspa. Sarebbero stati insetti, tutti col volto coperto. Si visionano adesso le immagini di videosorveglianza. È stato incastrato dalle impronte digitali un 47enne catanese che sarebbe responsabile di un furto in abitazione ai danni di una famiglia di Comiso. A tradirlo, le sue stesse impronte rilevate dal scientifico su diversi oggetti della casa. Firmata stamattina la convenzione tra il comune di Modica e la società di regolamentazione rifiuti di Ragusa, che dà il via al nuovo corso per la raccolta differenziata in città. L'obiettivo è quello di raggiungere il 65%. Si è tenuto ieri sera un incontro in piazza Gramsci a Vittoria per denunciare la crisi delle aziende agricole italiane e il ruolo della grande distribuzione. Annunciate per l'autunno due giorni nazionali sulla trasparenza degli scambi commerciali. Da domani a domenica ritorna la nuova edizione di Birrocca Ragusa, attesa per il laboratorio del gusto con 4 craft beer abbinate ai piatti gourmet dello chef Cilia e spiegate agli esperti birrai Trivisciano, Cantoni e Benedetto. Vi ricordo che potrete guardare le edizioni del nostro TG sul canale 74 Digitale Terrestre e su www.canale74.it.